Buongiorno a tutti quanti. Siamo arrivati all'ultimo passo di Filippesi 4. Abbiamo fatto uno studio di 5 predicazioni, sono passate circa un mese e mezzo da quando abbiamo iniziato. Abbiamo visto che in Efesini Paolo ci dice e ci insegna che in Cristo puoi fare tante cose, quelle che sono state tolte a noi durante il Covid, e moltiplicato 100, possiamo avere gioia, possiamo essere gentili, possiamo avere calma, possiamo avere un occhio particolare, un microscopio per guardare le cose nel mondo, essere perspicaci. E ci dice forse in questo ultimo tratto del versetto di Efesini 4, ci dice forse la cosa più importante: puoi imparare ad essere davvero così, puoi imparare ad essere davvero così, puoi diventare davvero così, puoi cambiare. In Filippesi 4:9 Paolo ci parla della capacità di imparare, di ricevere, di sentire, di vedere mentre camminiamo col Dio della pace. Questo ci permetterà di vivere come creature che sono gioiose, gentili, calme e perspicaci. C'è un detto popolare che dice che chi nasce tondo non può morire quadrato. Avete sentito, vero? È una cosa molto... penso che ci sia anche in inglese. E che cosa dice questo questo proverbio popolare? Che per quanto uno voglia, l'uomo non può cambiare. Se tu nasci tondo, non puoi diventare quadrato. È impossibile modificare. Non puoi cambiare quello che è la tua natura profonda. Sei nato così. E che ci vuoi fare? Sono fatto così e così mi devi accettare. Queste parole lo dissi a una persona che noi conosciamo molto bene, che si chiama Michele Carlson. E lui mi disse: non ti permetto di offendere il mio Signore. Chi è in Cristo può cambiare, se vuole. Tutto dipende dalla nostra volontà di voler cambiare, non dalla mancanza di potenza di Cristo, di essere capace di darci una potenza tale che ci possa cambiare. Noi possiamo attingere la potenza di Cristo per cambiare, se vuole. In Cristo puoi. Questa è l'abbondanza di vita che viene offerta da Paolo in questo versetto, a tutti coloro che conoscono il Cristo come il loro Signore, come il loro Salvatore. Ma non è una promessa nel futuro, poi ce l'avrai, ma qui in terra, in mezzo a tutte quante le difficoltà, e questa mattina abbiamo parlato di tante difficoltà che vediamo nel mondo, con tutti i limiti umani, ma iniziando ogni giorno con la consapevolezza che possiamo essere diversi e dobbiamo essere diversi. Ma tutto quello è legato a quel se vuole, con cui Michele aveva distrutto le mie scuse con le quali io dicevo di essere fatto così e che doveva accettarmi così come ero. E dalla prima Matteo, leggiamo il versetto di Filippesi 4:9. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste da me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Tutto sta nella mia volontà di imparare facilmente, di non porre resistenze al mio imparare, di essere disposto ad apprendere. Con una brutta frase si dice essere insegnabile, avere la capacità a qualcuno di insegnarmi qualche cosa, di imparare. La mia voglia deve essere quella di imparare, essere insegnabile. Perché il motivo per il quale non abbiamo gioia, nel quale non siamo gentili, nel quale non siamo calmi o perspicaci, è perché crediamo nel motto popolare che dice che se sei nato tondo non puoi morire quadrato. Se non sono disposto ad essere insegnabile, se non voglio apprendere facilmente, allora tutto ciò in cui ci siamo concentrati negli ultimi 2 mesi, gennaio e febbraio, allora tutto quello che vi ho detto è completamente inutile. E questo non lo dice Marco, lo dice il grande Paolo. Paolo usa 4 parole per descrivere l'essere disposti ad imparare facilmente, ad essere insegnabili, con cui l'essere insegnabili di cui abbiamo bisogno. Prossimo Matteo.
le cose che avete imparate. Mantanano. Questa parola l'aveva utilizzata già Gesù, quello, vedete il versetto che sta sotto, quando parlava di prendere il suo giogo. Matteo 11:29 dice così: prendete su voi il mio giogo e imparate, mantanano, da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le anime vostre. Allora, il giogo, per chi è, ha una cultura contadina come la mia e come molti di noi lo sa che cosa significa. Forse le persone che, qualche persona che ci ascoltano, il giogo era un pezzo di legno curvato e imbottito nella parte che veniva posata sul collo degli animali, che potevano essere cavalli, bue, asino, e normalmente apparigliavano due animali, uno più anziano ed esperto e uno più giovane e inesperto, così che lavorando assieme l'anziano potesse insegnare al giovane, così che il giovane potesse diventare esperto e quando esperto sarebbe stato apparigliato a un altro animale giovane per insegnargli come lavorare. Gesù non stava parlando di mettere un peso sul collo, non stava, infatti dice che il giogo è leggero, è lieve, ma stava parlando di fare la strada insieme a lui, di essere lui l'altro della pariglia, assieme a te e a me. E da lui, esperto in tutto, apprendere come fare, cosa dire, come comportarsi. Paolo, esperto, aveva portato il giogo assieme a una quantità di persone per insegnargli a vivere, cosa dire, cosa fare. Uno tra questi era Timoteo, mi prossima. Seconda Timoteo 3, versetto 14 e 15. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate, mantanano, e di cui hai acquisito la certezza, sapendo da chi le hai imparate, mantanano, e che fin da bambino hai conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Vorrei vedere con voi un piccolo filmato che è di un vecchissimo, penso sia una ventina di anni fa, spot pubblicitario fatto sulla TV australiana per quanto riguardava una campagna per bere consapevolmente. How'd you blokes finish up the other night, eh? Jason, go and get your old man a beer, would you? And I don't know what I said to her. Jason, are those snags ready yet? In a minute, love. I heard you blokes finish up the other night. You're right. It's huge. Michael, go get your old man a beer, would you? Michael, are those snags ready yet? In a minute, love. How'd you blokes finish up after the other night, eh? You're right, mate. Jake, go get your old man another beer, would you? Kids form the attitude to alcohol long before they ever have a drink themselves, from their most important role model, you. C'era poco conversazione, molto semplicemente di padre in figlio. Il padre chiedeva al figlio di prendere una birra in frigorifero e così via. E la scritta finale diceva: i figli assorbono il tuo bere. I figli assorbono il tuo bere, ma questo non è valido soltanto per il bere. Assorbono qualsiasi cosa un genitore faccia o qualsiasi persona più esperta faccia di fronte a lui. Ovvero ciò che tu fai lo faranno anche loro, perché loro imparano da te. Allora, cosa stai imparando da te circa Cristo, chi condivide il tuo giogo? Con chi stai condividendo il tuo giogo? E sto pensando ai figli, sì, ma non soltanto ai figli, ma anche al tuo sposo o alla tua sposa, ai tuoi amici, ai tuoi colleghi di lavoro. Se tu per prima, non sei disposto, non sei disposta ad essere insegnabile, gli altri non apprenderanno da te la gioia, la gentilezza, la calma, la perspicacia che Cristo ti offre se sei in Lui. Seconda frase di Paolo. Le cose che avete
ricevute. Paralambano è una parola composta da para, che significa vicino, e lambano, che significa prendere. Prendere vicino. Significa che bisogna stare vicini per prendere qualcosa a qualcheduno. Deve essergli a fianco per prendere qualcosa. Prima Corinzi 15:1-4 dice così: vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, paralambano, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete stati salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Perché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto, paralambano, anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito e che è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Bisogna stare vicino, bisogna stare a fianco per poter prendere e apprendere, bisogna stare a fianco a qualcheduno, bisogna essere appaiati, aggiogati insieme. Allora, gli apostoli avevano appreso da Gesù, c'erano stati 3 anni insieme, erano stati 3 anni dove erano praticamente costantemente affiancati con Gesù. Apollo aveva ricevuto perché aveva a fianco Priscilla ed Aquila, Matteo al prossimo, Atti 18:24-26. Dice così: ora un giudeo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò ad Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore, ed essendo fervente di spirito, annunciava ed insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla ed Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e esposero così, con più esattezza la via di Dio. Priscilla ed Aquila erano stati aggiogati, appaiati insieme con Apollo, e Apollo era cresciuto. Paolo non era stato sempre il Paolo che noi conosciamo. Paolo prima era Saulo, e aveva ricevuto di Gesù perché era stato a fianco a fratelli e sorelle in Cristo credenti che l'avevano istruito su cosa fosse, su chi fosse e cosa avesse fatto Gesù. Nella prossima Matteo, Atti 9:26-28, quando Paolo, un tempo Saulo, fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò a loro come durante il viaggio aveva visto il Signore e che gli aveva parlato, e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Così come Apollo, Paolo era stato vicino a dei credenti maturi, a Barnaba soprattutto, frequentandoli nella vita, frequentandoli nella chiesa. Tu puoi fare la stessa cosa, ma tu sei più fortunato di Paolo, di Apollo e di quant'altri, perché tu puoi ricevere dalle scritture. Questa è la persona a cui puoi essere a fianco, la scrittura. Ricevere cosa? Ricevere la verità che sta nelle scritture. Ricevere la parola, studiarla, crescere, essere equipaggiati per capire. Paolo aveva fatto della sua vita un ministero di insegnamento, aveva equipaggiato tantissimi erano stati equipaggiati da Paolo. È un aspetto della vita, quando si insegni, che non finisce mai. Quando io fra qualche mese finirò di essere pastore di questa chiesa, il mio impegno di far crescere altri, sono sicuro che si svolgerà in un'altra maniera, ma non verrà fermato. Ricevere significa avere una disponibilità per tutta la vita ad insegnare, ad ascoltare la parola e poi ad insegnarla ad altri, a essere aggiogato con altre persone. Mi dai la prossima, Matteo? C'era una chiesa a Berea, in Atti 17:11, che dice così: ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea, ed essi appena giunti si recarono nella sinagoga dei giudei. Ora questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così.
Coloro che sono insegnabili, coloro che sono vogliosi di apprendere, si assicurano che il loro ricevere quello che ti viene detto sia in accordo con la parola del Signore. Paolo insegnava e questi andavano a vedere, ma è vero quello che ha detto Paolo? Sì, sì, è proprio vero. E prendevano coraggio e prendevano fiducia con Paolo, verso Paolo. Terza parola, la prossima. Le cose che avete udite da me. Akouo. Akouo è una parola molto comune, ricorre circa 427 volte nella parola. E qui c'è un versetto di Gesù che sta parlando. Matteo 11, versetti 4 e 5. Gesù rispose, andate a riferire a Giovanni quello che udite, Akouo, e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano. I lebbrosi sono purificati e i sordi odono, Akouo. I morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Gesù era venuto perché fosse udito da tutti e per far recuperare l'udito a chi non era più capace, non era mai stato capace di udire la lieta novella della salvezza che c'è in Cristo. Attenzione, però qui Paolo non dice una cosa ben precisa, non stava chiedendo di ricordarsi solo le cose che aveva detto durante le prediche, dice ricordatevi tutte le prediche che avete sentito. Ricordate anche la stessa cosa che vi dico a voi, non vi ricordate soltanto le prediche di quello che ho detto, spero che ci sia anche altro, ma tutto ciò che aveva detto anche nei momenti informali, anche nelle cene tra amici, anche in una passeggiata assieme a fare lo shopping al porto di Efeso per comprare il pesce. Sta chiedendo di udire non solo la scrittura, ma di sentire la vita delle persone. E questo deve farci pensare. Perché Paolo diceva, sentite quello che ho detto, ricordatevi quello che avete udito da me in tutto il mio insegnamento, ma anche fuori dall'insegnamento. Perché una cosa è dire, ascoltatemi mentre predico la scrittura. Oppure, ascoltatemi mentre insegno nel piccolo gruppo. Altra cosa è dire, ascoltatemi predicare la vita, quello che dico tutti i giorni, e lontano dalla chiesa, lontano da fratelli e sorelle, lontano dall'evangelichese, ma in mezzo ai non credenti, sul luogo di lavoro, al supermercato, al bar. Dobbiamo continuare ad affermare la verità di Cristo e dobbiamo farlo in modo che gli altri ci ascoltino non soltanto quando predichiamo, ma anche quando viviamo la nostra vita normale. Quindi essere insegnabili pone una responsabilità su tutti di noi, su tutti quanti noi. Dire la verità di Cristo, ma far sì che la verità di Cristo si sovrapponga alla nostra vita. La nostra vita scorra nella verità di Cristo. Non è facile. E crea una sfida per tutti noi. Allora, come trasmettiamo questa verità di Cristo? Con quale linguaggio? Rispecchia ciò che diciamo lontano dalla Chiesa e tra i non credenti il nostro essere salvati? Vedono in noi la differenza che Cristo ha fatto nella nostra vita? Questa è davvero una sfida da imparare, che per tutti quanti, nessuno escluso, soprattutto negli ultimi tempi e con gli avvenimenti del mondo, quelli che vediamo tutti quanti i giorni. Io mi sono accorto che da un po' di tempo a questa parte sto fallendo in questo, da un po' di tempo a questa parte. Il Covid, la recessione economica, i venti di guerra che aleggiano e purtroppo la guerra che è arrivata, la situazione della Chiesa, e non sto parlando specificatamente anche della situazione nostra, ma della Chiesa in generale in Italia, che non è delle più salutari in questo momento, stanno tirandomi fuori il peggio di me. E non sto realmente parlando, ma sto urlando la mia frustrazione. Frustrazione per le cose che vedo, per tutte le cose che non vanno, per tutte le cose ingiuste, per tutte le cose che sono un sopruso, per tutte le cose che dovrebbero essere messe a posto e non sono state messe a posto. Non è questo a cui sono stato chiamato.
Nessuno di noi è stato chiamato a questo. Non è questo quello che Gesù vuole che gli altri odano da me e da te, che devo essere tuo testimone, non quando predica i convertiti, perché io sto predicando i convertiti, ma quando sono tra i non credenti che debbono essere convertiti. Devo accettare e ammettere il peccato e il fallimento. Lo devo, per ricominciare da capo, anche se sono pastore, anche se ho 60 anni, anche se sono 40, più di 40 anni che sono credente. C'è ancora tempo, ringraziando Dio c'è ancora tempo e sono ancora vivo. Ma dice un detto, chi ha tempo non aspetti tempo. E io devo questo al mio Signore, lo devo al mio Signore e anche a chi sta attorno a me. Quarta frase. Le cose che avete viste da me, ora ho. Anche questa è una parola molto comune nel Nuovo Testamento, presente più di 400 volte. Ne prendiamo soltanto una. Versetto Giovanni 1, versetto 38 e 39. Dice così. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Ed egli rispose: venite e vedrete, ora ho. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui in quel giorno. Qui erano Andrea e Giovanni gli apostoli, e non portò Andrea e Giovanni in sinagoga, non gli disse venite in sinagoga con me, che sarebbe stata la chiesa, l'equivalente della chiesa all'epoca nostra, e non gli fece neppure una predicazione ufficiale, non gli disse venite che vi faccio una bella predica. Se ci fosse stata Giovanni che scrive questo tratto, era lui quello che aveva preso insieme con suo fratello Andrea, l'avrebbe scritto. Non c'è stata una predicazione quel giorno per Giovanni ed Andrea, semplicemente, come dice, li tenne quel giorno. Videro fargli le cose comuni, videro vedergli fare quello che tutte quante venivano fatti in una giornata qualunque: accendere il fuoco, preparare il pranzo, mettere i bicchieri d'acqua fuori per bere, assestare i cuscini su cui sedere, le cose normali. Paolo, quando parla di cose viste, non pensa soltanto a quello che si fa durante il ministero, e lui era un grande ministro di insegnamento, ma lui pensava a tutto quello, non soltanto a quello che si fa in chiesa, ma chiede di vedere la vita delle persone quando? In qualsiasi tempo, ciò che si vede tutto il tempo. Chi era Paolo quando stavano guardando? Beh, Paolo era lo stesso Paolo di quando nessuno guardava o di quando pochi guardavano. Era sempre lo stesso. Non sempre è facile, perché possiamo essere persone che sbagliano, anzi siamo persone che sbagliano. Già vi ho detto che in questo momento sto sbagliando alla grande, vero? Già ne abbiamo discusso. Ma comunque coloro che sono insegnabili riconoscono l'importanza di vivere onestamente, in modo coerente, e possono e devono cambiare quando si accorgono che la loro vita non si sta sovrapponendo a quella di Cristo. Quindi questa è la chiamata di Paolo. Paolo ci dice di riconoscere, ci dice rimparato, ricevuto, udito, visto da me. Abbiamo questo gruppo di cose che ci dice Paolo. Allora, queste sono le cose che ti ho dato. Ti ho detto delle cose che devi imparare, ti ho detto delle cose ci sono delle cose che tu hai sentito da me e ci sono delle cose che tu hai visto da me. Allora, che cosa ci devi fare con tutte queste cose? Prossima. Fatele. Semplicemente fatele. È la cosa più difficile.
E è la cosa più complicata. Paolo dice: vi ho fatto vedere come si fanno, le avete prese perché eravate vicini a me, avete sentito e avete visto come le applico alla mia vita di tutti i giorni. Adesso mettetele in pratica. Adesso mettetele in pratica. E questo è difficile. Anche questa volta il verbo che è tradotto all'imperativo, qui in italiano, nell'originale greco è il famoso presente imperativo attivo, che non significa soltanto fatele, ma significa fatele e continuate a farle. Cominciate a mettere in pratica l'imparare, il ricevere, il sentire, il vedere, e continuate a mettere in pratica l'imparare, il sentire, il ricevere, il vedere per sempre. Il verbo che viene usato, fatele, è prassò. Prassò, vi suona familiare in qualche maniera? Lì sotto c'è un versetto, c'è un tratto del vocabolario Treccani. C'è una parola italiana che si chiama prassi e viene proprio da prassò. Che cosa significa? Dice il vocabolario, prassi, l'esercizio di un'attività, di una professione, di un'arte e l'insieme delle norme che la regolano. Procedura abituale, consuetudine nello svolgere una determinata attività. Che cosa significa? Quando una cosa è di prassi va fatta in quella maniera. Perché c'è una legge? No, semplicemente perché è così che si fa. È nella prassi. Tutti quanti la fanno così. È nella prassi. La vostra vita, dice Paolo, deve essere regolata da ciò che avete imparato, ricevuto, visto e udito. E questo deve diventare una consuetudine. Qualcosa che vi viene automatico, su cui non dovete neppure pensarci su. È la prassi. Si fa così. Facile, vero? Assolutamente no, perché tutto, la nostra natura umana, il mondo attorno a noi, le persone che ci conoscono faranno del tutto per scoraggiarci, tenderanno a volerci vedere così come sono state sempre abituate a vederci, dicendo: Marco non cambia, perché? Perché Marco è nato tondo e non può diventare quadrato. E invece Gesù dice: non è vero, tu puoi diventare. Paolo dice: non è vero, tu puoi diventare quadrato anche se sei nato tondo. È difficile lo sforzo che da fare, è uno sforzo enorme, ma è uno sforzo a cui corrisponde un premio che è immenso, mi dai la prossima Matteo? E il Dio della pace sarà con voi. Paolo aveva già promesso al versetto 7 del capitolo 4 che se siamo in Cristo, avendo gioia, calma, gentilezza e perspicacia, allora dice, versetto 4, 7 del capitolo 4, e la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Il nostro cuore, che vi rammento è per gli ebrei è il centro dell'intelletto, non il centro delle emozioni, e ciò che esso pensa, dice Paolo, sarà al sicuro, sarà custodito, sarà completamente coperto da Gesù stesso. E qui dice Paolo, dice, e la pace di Dio sarà con voi. Ora non è una promessa, e allora sarete beati, quando? Futuro. E allora sarete benedetti, quando? Fate ste cose e arriveranno tante benedizioni. Sì, questo potrebbe anche essere, ma non è quello che vuole intendere Paolo, secondo me. Non una promessa di benedizione futura, ma è una promessa di una presenza divina, di essere lì assieme a voi, una presenza costante a fianco nelle nostre vite. E se al tuo fianco si muove, passeggia assieme a te, non uno che ha la pace, ma uno che è la pace, che è la pace. Beh, una certa influenza positiva su di te, credimi che la dovrà avere, di sicuro. Devo però rivelarvi una cosa, che nelle vostre Bibbie c'è un errore, anche nella mia. C'è un verbo al futuro, che nella frase greca, quel verbo al futuro, che con cui è stato tradotto il passo, non è sarà. Non essere. Ora, chi l'ha tradotto giustamente ha messo il verbo essere per far capire meglio il significato, ma la parola che usa Paolo è eimi, che sì significa essere, ma mica tanto, significa molto di più esistere. Mi dai la prossima Matteo? Il versetto lo dovremmo leggere così:
Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste da me, fatele, e il Dio della pace esisterà, eimi, esisterà con voi. Ma dice, cosa cambia tra essere e esistere? Sono sinonimi? No, cambia tutto. Che Dio esista, Paolo lo sapeva, non lo metteva in dubbio. Non metteva in dubbio che Dio esisteva. Allora che cosa vuol dire? Voleva dire che non dovrò attendere di fare le cose imparate, ricevute, udite e viste, e poi Dio sarà, e poi Dio benedirà, e poi Dio farà. Ma che Dio già esiste, già è lì. Manifesterà la sua presenza lì al mio fianco, nello stesso momento che io farò quelle cose. Non dovrò attenderlo perché Dio già è lì con me, al mio fianco, nel momento esatto in cui sto facendole. Siamo alla conclusione di questa serie di 5 predicazioni. Se sei in Cristo, puoi. Se sei in Cristo puoi essere una persona migliore. Puoi essere differente da come agisce il mondo. Puoi avere calma, gioia, gentilezza, perspicacia. Ma tutto questo non varrà nulla se non lo metterai in pratica. Mi dai l'ultimo versetto, Matteo? Mi piace il versetto di Giovanni 17, capitolo 13, nella versione della Bibbia La Parola è Vita. È Gesù che parla. Voi sapete dunque queste cose, ora mettetele in pratica. È questa la strada per ricevere le benedizioni. Cristo vuole custodire il tuo cuore, i tuoi pensieri, e Dio vuole essere lì al tuo fianco mentre testimoni con la tua vita di chi Lui sia. Paolo dice, fatele, fermiamoci a pregare. Signore, è così difficile fare in questo mondo, quando tutto il mondo ci dice che se nasciamo tondi non possiamo diventare quadrati. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio cambiare. Io non voglio rassegnarmi al fatto di essere nato tondo, di essere nata tonda. Io voglio diventare quadrato, voglio diventare quadrata per te. Voglio avere gioia, voglio avere calma, voglio avere gentilezza, voglio avere perspicacia, ma soprattutto voglio fare queste cose. Voglio fare le cose che tu vedi, che tu mi hai insegnato e che io ho visto da te. Signore, io voglio portare assieme a te il tuo giugo. Voglio che tu cammini a fianco a me come persona esperta per imparare da te. Per questo ti prometto, Signore, di studiare la tua parola, di passare tempo in preghiera, di frequentare i miei fratelli e le mie sorelle in Cristo, ma soprattutto di essere nel segreto quello che sono pubblicamente in chiesa. Non soltanto nel momento che vengo qua o che sono con i miei fratelli e le mie sorelle in Cristo, di avere calma, gioia, gentilezza e perspicacia, ma di estendere questo a tutte le persone, soprattutto alle persone che non sono credenti e che vivono a fianco mio. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.